Ed eccoci qua alla fine della mia vacanza. Allora, volevo fare un pochino un riassunto, no? Un po' di tutte le mie considerazioni di questo paese. Allora, innanzitutto mi piace moltissimo. È stata una settimana abbastanza piena, abbiamo fatto tantissime conoscenze italiane e spagnole, abbiamo mangiato un po' ovunque cibi spagnoli e non, quindi come la paella e tapas, ma anche insomma la semplice patatina fritta a lungomare, devo dire la verità. E Alicante è una bellissima città, bella proprio anche a livello, cioè io sono rimasta stupita molto dalle piante, perché le palme sono altissime e meravigliose lungo tutta questa passeggiata infinita, però ci sono anche degli alberi secolari che ho fotografato, se riesco poi ve lo metto, e con dei busti veramente enormi, le radici che partono dall'alto per andare a cercare la terra. Mai visto, ecco, questi tipi di alberi, queste stradine che salgono e che scendono, il porto meraviglioso, neanche a dirlo, c'è un veliero ricostruito, una nave dei pirati veramente ricostruita in maniera veramente perfetta, in copia perfetta, tutto in legno, trasformata in un museo che è molto, molto bello da andare a vedere. E poi va bene le varie piazze, la cattedrale, il castello di Santa Barbara, che è questo castello che erge praticamente su una roccia color sabbia, ci si accede facendo un lunghissimo corridoio, penso che sia quasi un chilometro a piedi, una piccola galleria dove dentro ci passano le persone per raggiungere poi un ascensore e salire su a tutta velocità per raggiungere appunto il castello di Santa Barbara, e c'è una veduta meravigliosa. Questo per quanto riguarda Alicante, quindi questa lunga passeggiata con questo marmo che cambia colore dal bianco al rosso al blu, e poi ci sono tantissime mattonelle che prendono una forma quasi tridimensionale, cioè cammini e te vedi delle onde a un certo punto, oppure dei cubi, anche il cubo di Kubrick viene riprodotto nel pavimento ed è fantastico, proprio cambiano i colori. Le spiagge sono quasi tutte meravigliose, belle, molto grandi e ricordano molto, se vogliamo, anche le spiagge mie della Versilia, quindi molto profonde, una sabbia che non è bianca, ma comunque molto, cioè, ti dà proprio l'idea di una spiaggia pulita, ecco, non è la spiaggia nera o sassosa o rocciosa. Il mare è incantevole, ora forse perché siamo a maggio e quindi magari è un'acqua molto cristallina, si vede proprio, si vedeva già subito dalle foto satellitari quando sono andata a vedere questa città su Google Map, però devo dire che anche dal vivo si vede proprio la differenza dei colori, questo verde cristallino subito all'inizio che poi diventa di un blu e poi ancora di un altro blu. È subito bassa l'acqua, anche se nel mese di maggio l'ho trovata abbastanza fredda. Le temperature sono ottime, comunque sì, abbiamo vissuto questa settimana intorno ai 27 gradi e la sera, al di là che io stasera ho la sciarpina, ma io sono un caso a parte, si sta comunque tranquillamente a maniche corte, e anche i bambini corrono in su e in giù, li vedi tutti nudi, ancora a piedi nudi fino a tarda sera. E nel mese fino al 31 maggio è ancora un po' tutto chiuso, c'è questo orario della siesta famosa spagnola dalle 2 alle 5, non vogliono rotture in nessun senso, quindi vedi chiudere e serrare tutti i negozi, le attività, qualsiasi cosa chiude, non si sente più parlare di niente e nessuno. Quindi mentre noi siamo abituati a chiudere dall'1 solitamente, no? Alle 3 o dall'1 alle 4 a seconda dell'attività, qui si fa pausa dalle 2 alle 5 e poi dopo riprendono dalle 5 fino anche alle 10 di sera. Poi ovviamente se si parla di bar, trattorie non esistono, che comunque ristoranti, pub e così via, è ovvio che si va anche fino alle 2 di notte con tranquillità. Io, come vi ho detto in diversi video, anche la parte iniziale, ho preferito stare a nord di Alicante, perché poi la città in sé per sé a me non mi piace. Venendo dalla campagna preferisco sempre comunque muovermi nelle piccole province, e sono venuta a dormire a El Campello, che è questa piccola località che realmente poi è grande perché è fatta di grattacieli, l'avete visto in qualche altro mio video, sempre queste lunghe spiagge fatte di queste lunghe camminate, tutte ben illuminate con
le palme e tutti i locali che vendono cose di mare, e le ciabattine infradito, il vestitino bianco di lino, il braccialettino, le cose indiane anche, si trovano molte cose indiane. E poi ovviamente anche tutta la roba da mangiare, chi più ne ha più ne metta, gelaterie, yogurterie e così via. Qui è molto carino perché è una zona veramente veramente tranquilla. Infatti ci si sono, diciamo, insediati molti italiani, famiglie italiane con i bambini piccoli, perché veramente dà molta sicurezza a questo paese. Si sta bene, c'è poco traffico, è ben costruito, ci sono tantissimi spazi per bambini, è sicuro, si può uscire tranquillamente la sera, anche se siamo donne sole si può uscire e passeggiare, ed è, si sente proprio la sicurezza, non c'è tanta gente in giro, quasi nessuno a volte. E poi per esempio anche molti, noi abbiamo in Italia proprio, non è brutto anche chiamarlo problema, però purtroppo è così, perché poi non lo sappiamo gestire il problema proprio dell'immigrazione, e qui per esempio non lo si sente proprio. Io non ho visto neanche, veramente forse ho visto un marocchino che cercava di vendere qualcosa lungo la spiaggia, ma se no non si vede, e chiunque comunque ha un piccolo posto di lavoro. Ci siamo confrontati con molte famiglie e si aprono locali, attività con molta facilità, ma soprattutto con un inizio di soldi che sicuramente è molto basso rispetto a quello che viene richiesto in Italia. Inoltre un'altra cosa che fa la differenza è il costo della vita. Comunque per mangiare fuori si riesce a spendere quasi cifre come quelle che spendono in un McDonald's, vengono spese in un McDonald's in Italia, si parla di 13 euro, 15 euro, si mangia in due, se si va a prendere una paella, del pesce, bevute, quindi visto che si beve molto la birra, cose del genere, in Italia andresti anche su 25 euro a testa, qui con 50 euro abbiamo mangiato un 4 per esempio. Quindi è molto bassa. Noi abbiamo preso una casina dove abbiamo fatto quindi la spesa spesso, anche più volte a settimana. Siamo andati al mercato, abbiamo preso tante volte la frutta, la verdura di loro. Veramente si sono fatte spese da 60 euro portando a casa quattro buste piene di mangiare. E prendevo latte di riso, qui ci abbiamo il riso al cocco, il riso alle nocciole. E ho visto poco bio, devo dire la verità, nei supermercati. Qui prevalentemente va questo Mercadona, che probabilmente è qualcosa come da noi in Italia la Coop o l'Esselunga. C'è poco bio ancora, e di questo un po' me ne dispiace. E molti, sono andata a vedere per esempio gli ingredienti degli insaccati, e quindi dei prosciutti cotti, questa roba qua. C'è una marea di coloranti e conservanti che raddoppiano proprio qui in Spagna rispetto all'Italia. Diciamo che l'italiano, la persona italiana, noi abbiamo rotto un pochino più le scatole a livello alimentare, quindi le leggi poi ci sono venute incontro cercando di darci un prodotto più genuino. Ecco, da questo punto di vista è molto più scadente, magari troviamo più roba fresca perché ci sono ancora i vecchi mercati, ma tutto quello che è confezionato è sicuramente più scadente, c'è troppa roba, troppi 330, 331, 250, c'è veramente, c'è una lista di conservanti, di aromi naturali, anche molto zucchero, molto sale, e cosa che invece in Italia da noi se ne trova molto meno, il prodotto è molto più curato. Un'altra cosa mi è piaciuta molto anche proprio quello che l'attenzione proprio per la famiglia, la mamma e il bambino. Cioè da ogni parte, ovunque si giri, c'è un parco giochi molto semplice, fatto da altalene, da scivolini, da piccole cosine che si muovono, quindi tipo i cavallini, e accanto a volte troviamo anche la palestra per l'adulto, proprio questi mezzi piantati a terra per lavorare le braccia, le gambe, fare un po' di bicicletta, e non è che ce n'è proprio uno ogni 700-800 metri, perché ogni quartiere, ogni piccolo palazzo ha il suo parco giochi sotto, e questo è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda gli asili e le scuole, ho avuto la conoscenza di mamme di bambini fino a 6 anni e mi hanno detto che sono molto più avanti. A 5 anni i bambini qui sanno già scrivere, e non è da poco, perché a noi un bambino che scrive a 6 anni e mezzo e ha finito la prima elementare, quindi secondo di che millennio sei, vai anche a compiere 7 anni abbondanti. E il bambino che dall'Italia si trasferisce qui con la famiglia ovviamente diventa bilingue quasi subito, perché l'italiano viene parlato in casa e lo spagnolo viene parlato ovviamente nelle scuole. Il
bambino fa veramente presto, perché la lingua è veramente molto simile. E quindi perché no, insomma, no, anche se uno volesse pensare ad un ipotetico trasferimento, non è male, secondo me, la Spagna. Se invece pensate alla Spagna come un posto dove fare le vostre vacanze, sicuramente risparmierete. Ci sono voli diretti che non hanno una durata massima di 2, 2 ore e mezzo, 3 a seconda di dove lo prendete. Non costano tanto perché si vola con Ryanair con tutta tranquillità. Si trovano in affitto delle case che vanno dai 300 euro a settimana in su. Io ho trovato anche 2 settimane in agosto, per esempio, a 1000 euro. Non è poco, perché provate a fare voi 2 settimane a Rimini o perlomeno da me in Versilia o Forte dei Marmi, ce ne vuole anche 3.500. Ma lo stesso villaggio vacanza a Cecina, voglio dire in provincia di Livorno, costa 2.500 euro, non bungalow. Quindi è veramente merito. E quando poi si è qui, c'è tanta festa, c'è tanta musica, c'è tanto mangiare e c'è anche tanta tranquillità, c'è un mare bello dove possiamo tuffarci e starsene belli tranquilli, quando invece da noi a volte mettere se stessi in un'acqua così putrida e sporca, io vado al mare, non riesco a entrare nell'acqua, a meno che non mi trovo all'Isola d'Elba o da altre parti, ecco. Poi cosa vi posso dire? Diciamo che, come un po' detto la mia mamma, è una zona che mi ha permesso di rallentare un po' il battito cardiaco. In Italia si corre sempre abbastanza, no? C'è sempre molta ansia, vabbè che si lavora, dici qui sei in vacanza, sì, però è un posto dove ti piace proprio camminare rilassata, te ne stai bella tranquilla, si respira una buona aria. Per esempio, un'altra cosa per cui valuto questo posto, un ottimo posto, è stato il mio intestino. Io non so, probabilmente lo farà anche a tanti di voi, perché insomma un po' tutti quando se ne parla, quando si cambia casa l'intestino si blocca. Ecco, devo dire che a me non mi si è mai bloccato, e quindi questo è stato un altro punto a favore di questa costa spagnola. Quindi perché no, perché non pensare a queste zone? Vi posso dare qualche sito per trovare degli appartamenti privati. Il primo è www.pisos, che sarebbe appartamento in spagnolo.com, dove trovate molti privati che mettono in affitto le loro case per le vacanze. Io ho prenotato invece tramite Wimdu, wimdu.com, dove si ha contatto diretto con il proprietario, si parla direttamente quindi con lui, si paga direttamente a lui e si prendono accordi con lui, che questa è la cosa molto più importante. E per il resto, se decidete di partire in Spagna, io vi faccio le mie buonissime vacanze. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Queste invece sono le spiagge di San Juan, sempre un paese, perché insomma qui si parla di paesi, ma guardate là che palazzoni. Comunque un pochino prima del Campello, quindi tra Alicante e questo è il Campello, appunto, dove alloggio io. Guardate che meraviglia. Le spiagge sono vuote perché comunque è ancora presto, la stagione non è iniziata, però non è come in Italia, qui è tutto pubblico, mettono poi alcuni punti con dei lettini che possono essere noleggiati, se no ognuno porta il suo ombrellone. Il mare è meraviglioso, lo potete vedere, qui per esempio ci sono delle reti, ma se no ogni tanto si trovano sempre dei giochini anche lungo la spiaggia, proprio per tener compagnia ai bambini. Qui lungo la via, praticamente, di ogni città passa il trenino, lo chiamano il trenino, eccolo qua. Questo collega veramente con pochi spiccioli tutta la costa di Alicante. Dai, si va da Alicante fino a Benidorm tranquillamente con il trenino. Ora non è stato chiesto il prezzo, ma si parlava da 2 euro a 6 euro proprio per spostarsi, quindi non conviene proprio noleggiare la macchina. Guardate come sono carine anche, vedi le palme da tutte le parti. I ristoranti comunque ti offrono sempre il piatto tipico, che è la paella, molti piatti anche a base di pesce e anche di carne. Il costo, diciamo, è medio, sicuramente si spende meno rispetto all'Italia, questo sì. Anche nei supermercati si spende molto meno, con 60 euro fai una spesa che magari in Italia, se visto un po' noi come famiglia, ne spendiamo 100, quindi è molto alta la differenza da un punto di vista alimentare. E anche di vestiti o scarpe,
scarpe, per esempio, sì, le scarpe per bambini vanno da 7 euro, insomma, noi almeno 12, diciamo, no? Una scarpa per bambino, però anche per noi adulti che siano infradito di pelle, ci sono molte ditte spagnole che lavorano la pelle vera, già con 20 euro, insomma, se c'è da un paio di scarpe di pelle, quindi voglio dire, anche questo non è poco. Oggi è un pochino nuvolosetto, ma il tempo è bello, nonostante tutto, nel senso l'aria è bella, tira per ora, insomma, un po' tutta la settimana dal tiravento, però è un vento piacevolissimo, assolutamente non dispiace, anzi ti asciuga e ti rinfresca. E poi ci sono bancarelle con tutte le spezie, o le tisane. Lo zafferano costa pochissimo, 4 euro, la cannella 1 euro, l'origano. Poi ci sono anche tutti i misti di condimenti, vabbè, questo anche da noi, ma è particolare come lo fanno qua, no? E poi siamo andati a Benidorm. Allora, io di questa città sono rimasta sterefatta in tutti i sensi. Innanzitutto la Spagna, come ti allontani dalle cose, perlomeno questa parte è tutta grulla, quindi molto deserta, molto secca. Ci sono questi bacini di fiumi dove l'acqua non scorre più, quindi sono diventati parchi, o a volte invece ci sono proprio sterpaglie che hanno preso campo. E quindi si esce un pochino dalla costa e tutto diventa desertico. Si prende questa strada che è la 332, che porta quindi fino a Valencia, per arrivare poi a Benidorm. Si passa a un paese che si chiama Villa Gioiosa, subito dopo arriva Benidorm. Te vedi, si vede proprio una cosa dell'incredibile, come quando in quei film che si avvicinano e vedono una città fantascientifica, uguale, una miriade di grattacieli uno accanto all'altro, uno sopra l'altro, costruiti in maniera particolare, sotto rotondo, sopra quadrato, poi sembrano a volte uno messo sopra l'altro, con tipo come se fossero sostenuti da delle palafitte, una cosa stranissima, alcuni rotondi, alcuni quadrati, altri blu, grigi, verdi, alcuni con i vetri, c'è oltretutto un palazzo grandissimo con le due torri in gemelle, all'interno un cono tutto di vetro, che da lontano sembra proprio la figura di una M, quindi già questa cosa qui dà veramente nell'occhio. Come poi si entra e si comincia a girare, è una cosa, vedrete poi che ho fatto qualche filmino, la quantità di negozi dai cinesi agli indiani, a tantissime ditte spagnole, quindi abiti, scarpe, gioiellerie, tanta di quella roba che io mi girava la testa e pensavo, tanta roba vedevo appesa, tanta immondizia vedevo in un futuro in questo mondo, perché dicevo, Madonna, guarda quanto si consuma, la gente compra e poi è comunque tutta roba che verrà prima o poi buttata via, no? E sicuramente non è di biodegradabile, questo ne siamo certi. E tantissima gente di ogni tipo, e poi Benidorm ospita proprio le persone di una certa età, noleggiano anche queste macchinine a due posti che sembrano un po' macchine per le invalide, ma realmente vengono noleggiate anche da chi invalido non è, perché magari fa percorsi nella città di Benidorm e si sposta con questa macchinina, quindi si vede queste macchinine ovunque con queste persone di 65-70, ma anche più vecchie, perché 65 anni non è essere vecchi, sopra i 70 anni, comunque con i capelli bianchi, queste donne con le birre in mano che ridono, scherzano, mangiano. Io una cosa così non l'avevo mai vista, locali con la musica alta, locali di musica rock che suonano dal vivo e tutta questa gente di una certa età, ma tutti con i capelli bianchi, quindi voglio dire, si parla di un'età anche abbastanza sostenuta, che sembra che si siano ritrovati nella città della giovinezza e della perdizione, perché comunque poi c'è tanti drag queen, ci sono tantissime persone omosessuali che vivono in libertà, quindi la loro identità sessuale, e c'è la ricchezza ovunque, la libertà ovunque, e quindi c'è anche la voglia di stare bene e di divertirsi in questa città. Quindi devo dire che all'inizio mi ha un po' sostenuto, cioè sono rimasta un po' sulle mie, sono rimasta proprio sbalordita. Poi ci siamo tornati una seconda volta e ho dato un po' una seconda lettura. Comunque, se è giusto che ci siano anche queste
queste città. Quindi chi viene in questa parte della costa, secondo me, non può mancare la vista a Benidorm. Guardate qualche cosa, i filmati non sono dei migliori, però vi ho filmato un po' da quando si arriva dalla strada e un po' all'interno di Benidorm. Ecco, siamo entrati in Benidorm città. Una metropoli. Là, che lavori? Perché grattano il cielo. Toccano il cielo con un dito. Mamma mia. Io però lassù in cima non ci starei, ve lo dico subito. Arrivi in cima e te ne accorgi nemmeno. No, 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 non ci starei, non ci starei io. Dov'è il mio giardino? Ecco, Levante, amo, te olivi Levante. O Ponente, io sono lì. Qua è Levante. Qui siamo a Napoli o a Benidorm? Perché? Mamma mia, cavanti, che lavori. Che c'è, amore? Siamo stanchi? Ora si scende, eh? Il grattacielo ha proprio una caratteristica, una diversa dall'altra, dai terrazzi ai colori, alle punte, sembrano fatti proprio ognuno da un'architetta diversa. No, guardi, ogni via di Benidorm. Sta passando gli anziani con quell'aggeggio, eh? Guardatela che lavori. Sì, qui ci sono tutti gli anziani olandesi, svedesi, inglesi e vengono a farsi le vacanzine qui. Capito, poverini? Wow, guardate che meraviglia. Questa è una costa grandissima. Una costa lunghissima fatta tutta di grattacieli. Ora vi giro e vi faccio vedere. Ecco qua. No, ma guardate l'imponenza di questa roba! Ma guardate, dei! Ora voglio la Toscana! A parte i grattacieli, già prima ve l'ho fatto vedere, sono altissimi. Qui c'è un locale dopo l'altro. Oggi è un giorno settimanale e poi non è ancora cominciato il tutto, perché tutto parte dal 1° di giugno. Dal 1° di giugno Baldoria, Baldoria ovunque. Però non vi dico la quantità di negozi, uno sopra l'altro, uno accanto all'altro, si entra dentro e diventano enormi, veramente, non lo so, una Las Vegas, un Miami, qualcosa di questo genere qua. E la gioventù ce n'è tanta, però veramente sono rimasta stupita da quante invece persone di una certa età ci sono, anche perché poi qui ci sono tanti centri benessere, sono quasi tutti alberghi, il prezzo non è per niente caro, mio marito sta contrattando la macchinina da noleggiare. Oddio, oddio, oddio. E che vi dicevo, la sera invece si trasforma in posto di baldoria, è veramente un Ibiza, drag queen che ballano sui tavoli, fanno pubblicità ai locali, si aprono i casinò, non vi dico la roba, quindi si mangia da tutte le parti di tutto e di più,
si beve altrettanto, insomma, una città di vita. Non fa per me, però un girettino di pomeriggio, perché no? Anche perché, vi ripeto, i prezzi di tutte le cose sono veramente basse e ci sono moltissime ditte spagnole che fanno. No, guardate cos'è Benidorm, ragazzi, un casino, gente di tutto il mondo. No, la Fiorentina, povere mucche! Oh mamma mia! Fritto, mangiare a volontà, ragazzi! No, a chi vuoi questa mia? Trambaropoli! Ma andiamo a chiamare mamma allora. Ale è rimasta laggiù da sola. No ragazzi, da perdersi tra i corpi umani. Io un affare così non l'ho mai visto. Forse a Ibiza dentro una discoteca. Ah. Mm-hmm.